Ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento sul mio canale. Quest'oggi siamo di nuovo su Cuphead perché abbiamo un obiettivo ben preciso, ovvero riuscire a sconfiggere questo drago. Eh sì, sono in questo punto perché qui c'è sta il drago quello mega sgravato che a un certo punto tira presso anche la mamma. Quindi mi chiedo una cosa sola: iscriviti al canale e attiva la campanella per farmi uscire a sconfiggere questo drago, perché entro oggi spero di farcela. Si spera, in teoria. Sta infame perché a un certo punto tira tipo tantissimi attacchi assieme e tu non sai come schivarli. Ecco. Guardate adesso che bello, eh. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Iniziamo subito benissimo. Non so io se al primo round muoio almeno una volta, eh. Per forza. O tre. O quattro addirittura. Per forza, eh. Forza, ora mettiamo questo altro, intanto spuntano da dietro. No! Infame fragile. Non vedete la mia faccia, ma è alquanto triggerata. Mamma mia, come l'ho schivato! No, guarda dove devi far cadere, ma guarda tu. Ditemi voi, come si evita sta roba? Dai, questa dovrebbe essere quella buona. Ma è una cosa impossibile, improbabile, da fare in gioco. No! Porca troia! A brawl is surely brewing. Now go! E niente ragazzi, stavo vedendo questo video e non mi ero ricordato che
che fosse vino con un Alt F4 così clamoroso. Però diciamo sono i rischi di quando giochi a cuphead, non puoi giocare a cuphead e non ricircuitare ad un certo punto. Cioè, ho fatto solo una piccolissima parte di tutto quello che è stato il boss, perché il resto è stato proprio in silenzio a tryhardare. Ma sono morto tante, ma tante di quelle volte che non potete immaginare. Però niente, è andata così. Sto registrando adesso l'altro. Spero che almeno voi vi siate divertiti, io non troppo. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche e noi ci becchiamo sempre al prossimo video!